Buongiorno da Bali, la partenza per il mio viaggio epico da Bali all'Italia senza aerei o quasi è imminente e oggi vi faccio vedere tutto quello che porterò con me in viaggio e come lo impacchetterò, diciamo, in un unico zaino, perché viaggerò con un solo zaino, che è questo zaino che è della Nomatic, poi ne parliamo bene dopo. Andiamo a vedere cosa mi porto. Mi porto un paio di short, di pantaloncini, più un altro paio di pantaloncini un po' più leggeri che servono anche da costume. Mi porto due camicie a maniche corte, anzi no, una camicia a maniche corte, due camicie a maniche lunghe e una maglietta un po' più pesante a maniche lunghe. Una felpa leggera e un giaccone. Direte voi, il giaccone a che ti serve? Poi ve lo spiego. Tre paia di pantaloni lunghi e qui abbiamo un maglioncino a girocollo e una felpa, poi quattro magliette a maniche corte, e quattro paia di calzini, tre paia di mutande, un sarong, cioè pareo che mi serve un po' per tutto, mi serve anche per la doccia nel caso non abbia asciugamani nelle camere, e un beauty case con dentro deodorante, spazzolino da denti, medicine e poi tutta la parte elettronica, ovvero il computer, avrò due telefoni con me, quindi vari caricatori, l'adattatore universale, il tripod per fare i film, i vari cavi, un power bank e la parte documenti, ovvero passaporto con il suo involucro. E soldi, documenti vari, fotocopie e poi avrò tre paia di scarpe, un paio di scarpe leggero, un paio di infradito e un paio di scarpe da ginnastica. Allora, cominciamo a impacchettare. Levo innanzitutto un set che è quello con cui viaggerò quasi sempre quando sono in viaggio, cioè levo il paio di scarpe da ginnastica, levo la felpa. Levo magari la maglietta a maniche lunghe, levo un paio di mutande e un paio di calze. E adesso vi faccio vedere come tutta questa roba entrerà nello zaino. Allora, io mi servo di questi veramente fantastici contenitori che hanno un piccolo segreto. Invece che avere una zip unica, ne hanno ben tre. Cioè hanno uno scompartimento, un altro scompartimento e una zip centrale, che è questa, che serve per comprimere il tutto. E adesso vi faccio vedere perché vado a impacchettare, per esempio, mi sono dimenticato una cosa fondamentale, che è un paio di pantaloni che mi serve per il viaggio. Ok, quindi qua per esempio ci mettiamo gli altri due pantaloni. Ok, pantaloncino corto. E l'altro pantaloncino corto. Va bene così. Chiudiamo lato. Nell'altro lato ci possiamo mettere. Allora, questo dopo ci possiamo mettere il maglioncino e direi le camicie. Maglioncino e le camicie. Eccoci qua. Chiudiamo. Ok, vedete lo spazio che occupa? Ma io vado a chiudere la zip centrale che mi fa da compressione. Ma dai, meraviglia, quanto spazio andrò poi a risparmiare. Questo è il primo. Questo, come altre cose vi farò vedere, le trovate su Amazon e vi metto il link sotto in descrizione. Primo fatto, fantastico. Andiamo col secondo, che è più piccolino. Eccoci qua. Io qui ci metto le magliette. 1, 2, 3, 4 magliette. 1, 2, 3, 4.
ci mettiamo anche il sarong. Ok. Chiudiamo. E qui ci mettiamo le mutande, le calze e anche un berretto che mi porto naturalmente sempre, un berretto che mi servirà sia per il caldo che per il freddo, perché comunque in questo viaggio, è vero che parto adesso ad aprile, per cui in molti paesi farà molto caldo, in altre zone montane soprattutto comunque farà un po' freschino, se non addirittura quasi freddo, ma poi la cosa di cui bisogna sempre sempre tenere in considerazione sono i viaggi in autobus o in treno, perché soprattutto nel sud-est asiatico mettono l'aria condizionata a tipo a 16 gradi, quindi fa un freddo pazzesco. Guardate, tutto compresso nel secondo pacco. Scarpe, allora, un paio di scarpe da ginnastica, abbiamo detto che ci partiamo, quest'altro lo mettiamo dentro questo porta scarpe insieme all'infradito. Ok, ho impacchettato anche questo. Perfetto. Il giaccone mi serve proprio per quello che ho detto prima, sia perché comunque nelle zone di montagna farà un po' freddo, e sia perché vi assicuro che a volte sugli aerei, sui treni, sulle navi, sui mezzi fa un freddo pazzesco, e quindi anche questo fatto. Altra cosa che vi consiglio è portarvi, se ce l'avete, varie buste, recipienti impermeabili, tipo questi, perché occupano, praticamente non occupano spazio, ma servono tantissimo per isolare, o perché magari, faccio un esempio, avete una maglietta bagnata, ha piovuto, avete una maglietta bagnata e non volete mischiarla con altre cose, sennò si bagna tutto, o al contrario, se volete proteggere la parte elettronica, che è fondamentale. Questo lo mettiamo qui. Qua abbiamo un ombrello, qui abbiamo i zainettini quelli che si piegano, questo è uno zaino da 10 litri se non sbaglio, vedete? Diventa uno zainettino che uno si porta durante la giornata, quando non serve. Questo zaino si richiude comodamente, diventa minuscolo e occupa quasi niente. Guardate, questi sono 10 litri, quindi non è tanto grande, ma per esempio entra il computer, oppure un giaccone, un ricambio, lo metto qui. Altra cosa che mi porto sempre è una bustina del genere, dove c'è la mascherina degli occhi per dormire, perché può essere utile sempre nei viaggi in autobus, in treno di notte, un set di ricambio di spazzolino dentifricio da averlo a portata di mano, e poi questo, non so se sapete cosa sono, ma sono dei fogli di sapone, sono fantastici, se riesco a dirli, sono praticamente dei fogli di carta, che però una volta bagnati in acqua diventa sapone, per lavarvi le mani in emergenza, quindi non avete bisogno delle salviette umidificate, ma se volete lavare le mani in situazione di emergenza e non avete il sapone, questo è fantastico. Allora, ok, benissimo, il beauty case, ho già messo tutte le cose dentro, il deodorante, per me il rasoio, lo spazzolino e varie cose, e le medicine. Voglio fare una parentesi sulle medicine. Io devo prendere tot medicine al giorno, ogni giorno, quindi per un viaggio di quasi 3 mesi io dovrò portarmi tante medicine con me. Sono riuscito a farlo entrare qua dentro come? Siccome nei vari attraversamenti di frontiera in alcuni paesi richiedono la scatola originale delle medicine con il bugiardino, a me occupa veramente tanto spazio, quindi ho messo tutte le medicine per medicina dentro delle sacchettine a clip, e le scatole originali le ho tutte piegate, sono di cartone, quindi adesso mi occupano pochissimo spazio, e le ho messe, poi ve le faccio vedere, le ho messe e poi le metterò nello zaino. Beauty case fatto.
Parte elettronica, io uso un astuccetto doppio dove mettere tutta la roba elettronica, cari, cose varie, il power bank, qui dentro ho un piccolo, una piccola pendrive da 16 giga che può servire per salvare dati o foto nel caso estremo. Questo mi serve per il mio Mac. Mettiamo qua dentro. Ok. Qui abbiamo cavi, cavi vari che io metterò anche nello zaino. Queste sono cuffie, cuffie Bluetooth, vari lucchetti, 1, 2 e questo lucchetto che è fantastico, che sono quelli che si allungano, così potete anche legare il vostro zaino ad un palo, per esempio. Bene, adesso cominciamo a fare lo zaino e vi faccio vedere come tutta questa cosa alla fine entra. Io uso occhiali da vista per leggere, non mi servono da lontano, ma mi servono per leggere, quindi porto sempre anche un paio di ricambio, perché una volta in viaggio mi è capitato di rompere gli occhiali da vista, non riuscivo nemmeno a leggere il telefono, e invece molto utili. Allora, zaino. Signori, questo zaino qua, non sono pagato per fare pubblicità, non lo sono pagato con i miei soldi. Costa tanto, ma è fantastico. Io veramente per anni ho voluto comprare questo zaino, alla fine l'ho fatto. In Italia credo che costi sui 300 euro, se non sbaglio, se non addirittura qualcosa in più, ma tutto quello che vedete entrerà qua dentro. È uno zaino che si può portare in aereo sopra, cabin, perché ha le dimensioni consentite, quindi io riuscirò a far entrare tutto questo qua dentro e vi faccio vedere. Allora, vedete, qua dentro ha un bello scomparto principale grande, qui ha tasca per il computer e tasca per altri documenti. Io ho messo le scatole piegate delle medicine per ora e vi farò vedere gli altri scompartimenti. Allora, cominciamo con questo grande. Ok, quest'altro. Ok, beauty case. Ok, giaccone. Queste sono le varie buste impermeabili che possono sempre servire. Poi, questo lo chiudiamo. Roba elettronica. Molto bene. E tutto il resto lo mettiamo di lato. Computer. Ha la sua tasca per il computer. Ok, mettiamo qua. Ombrello, mettiamo qua di lato, ok, occhiali, qui. Bene, questo qua sopra direi che si può chiudere un attimo. Bene, qua sotto questo zaino ha un porta scarpe, per cui le nostre scarpe qui le mettiamo qua. Ne infiliamo, sta passando un motorino vagamente rumoroso, proprio un pochino. Ok. Questo sarebbe stato più saggio metterle prima, però vi faccio vedere anche che anche così si può mettere. Ok. Spingere un po' di più. Ok, anche questo è fatto. Abbiamo poi delle tasche qui sopra e di lato. Cominciamo con queste tasche di lato. Queste tasche di lato vi voglio far vedere una cosa. Qui ha un taschino particolare che permette di non farvi copiare carte o documenti vari. Quindi io qua dentro metto dei soldi cash, io uso
Di solito compro queste pochette impermeabili trasparenti dove si possono mettere i telefoni per non farli bagnare. Quindi ne compro due per i due telefoni che uso e un'altra io ci metto dentro i soldi, così anche quelli non rischiamo di farli bagnare. Mettiamo una qua, passaporto, anche il passaporto con il suo involucro impermeabile. Qui dentro per ora ci appoggio dei lucchetti, ma tanto mi serviranno per chiudere. Eccoli qua, 1, 2 e 3. Chiudiamo questo taschino, fantastico. Qui ci mettiamo i caricatori che utilizzo più frequentemente, ovvero computer, uno del telefono e l'adattatore. Anche l'adattatore lo trovate su Amazon. Qui mettiamo altri cavi. Ok, questo se non sapete cos'è è un rilevatore, nel senso io lo metto nello zaino, se mai dovessi perdere lo zaino ho un'app nel mio telefono che mi dirà esattamente dov'è lo zaino. E ce lo mettiamo anche questo qui dentro, altro cavo, e questa parte anche la possiamo chiudere. Bene, giriamo, diamo un'altra tasca, altre due tasche, dire la verità. In questa tasca piccola io ci metto lo zainettino pieghevole. Ok, chiudiamo. Qua ci metto, no, questo lo metto sopra, ci metto queste buste trasparenti. Ok, e magari anche le cuffiette. Chiudiamo. Mi mancano i documenti, il tripod. I documenti li mettiamo insieme al computer, nella tasca del computer. Ok, da quest'altra parte. Perfetto, il tripod ce lo mettiamo qui. Questi sono qui dentro, è un portacarte. Metto varie carte, anche carta d'identità, patente italiana, insomma, utile anche questo. Queste sono le cuffiette per dormire, vi faccio vedere dove le metto perché ho altre tasche, non è finito. Qua sopra, nella parte superiore dello zaino, abbiamo, ho dimenticato una cosa, avevo dimenticato la mia indispensabile borraccia, e abbiamo anche un portaborraccia impermeabile. Questa parte è impermeabile, che però si apre da qua. Vedete? Io qua infilo la mia borraccia. Guardate qua. Ok, quindi ho il mio portaborraccia e se mai si dovesse aprire la borraccia e quindi l'acqua non va a finire dentro lo zaino perché è impermeabile. Mi rimane queste che sono i paraocchi per dormire che me lo posso mettere per esempio in quest'altra tasca qua sopra perché ho ben tre tasche sopra. Signori, abbiamo fatto lo zaino. Il mio bel Nomadic Travel, questo è 40 litri, quindi non utilizzo quegli zaini da viaggio enormi da 60-65 litri. Lo zaino è fatto, questo può anche essere portato così. Tutto quello che mi serve per il mio viaggio di 3 mesi è qua dentro. Non vedo l'ora di partire. Ciao e buona giornata.